Siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. E sempre Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta e vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Borgo Grecanico San Michele Gioia Tauro, valevole per il campionato di prima categoria girone di Calabria. Sono in compagnia di Ivano Verducci. Sì, buonasera di nuovo a tutti, buon pomeriggio. Siamo a commentare questo incontro, finito il primo tempo 0-1 tra Borgo Grecanico e San Michele. Vogliamo fare un breve commento del primo tempo. Una supremazia sia sul possesso palla che sulle azioni da gol del Borgo, però il Borgo non è riuscito a segnare, cosa che invece ha fatto il San Michele all'inizio del primo tempo, verso il 18° minuto mi pare, con un'azione si può dire di autogol. E per ora è così, la superiorità del Borgo però non ha portato nemmeno ad una marcatura. Vedremo ora questo secondo tempo, iniziato da pochissimo. Il migliore in campo del Borgo è stato Nucera. Ecco, ora un attacco sulla zona sinistra del campo, c'è Ielo, può crossare, si libera, bravissimo di un avversario, il sinistro cross però dentro, troppo sulle mani. Le formazioni del primo tempo: Borgo Grecanico, Falcone, Scordo, Ielo, Manganaro, Mangiola, Iamonte, Ingasgo, Obin, Nucera e Martino. San Michele, Condina, Palumbo, Rosario, Ianni, Paolo, Ianni, Alberti, Mongiardo, Sacco, Sicari, Audino, Burzi, Patamia. L'arbitro è il signor Pasquale Gatto di Lamezia Terme, sempre 0-1. Secondo minuto della ripresa. Vedremo ora quale sarà la reazione, la risposta da parte della formazione di casa, che ha la necessità di riequilibrare le sorti dell'incontro, che la vedono soccombere per una rete a 0. Palla in avanti, Obinna, attenzione, non si chiude il triangolo, contropiede, finisce a terra Surace, l'autore dell'unico gol, chiede il cartellino, non è dello stesso parere l'arbitro, che fino a questo momento ci sembra di poter dire che abbia diretto con sufficiente energia. Sì, fino ad ora non ci sono state sbavature da parte dell'arbitro, tranne che delle cose che comunque magari si possono vedere solo con la moviola, ecco, come si suol dire, ma niente di grave. Obin attacca, attenzione, Nucera, buono il passaggio, Obin in velocità, sicuramente batte il numero 6, lo batte in effetti in velocità e riesce a procurarsi un calcio d'angolo. È riuscito ad andare a superare in velocità il difensore Martirando del semi. Si accascia al suolo un giocatore ospite sotto gli occhi dell'arbitro, che accorre per sincerarsi delle condizioni. Non sappiamo se trattasi di un problema muscolare, l'arbitro fa ampi gesti, arriva il massaggiatore con la classica bomboletta spray, anzi una bottiglietta, e c'è da giurare che tra qualche secondo il giocatore infortunato si rialzerà e riprenderà il gioco. Viene circondato da compagni e avversari, l'arbitro è lì, arriva il massaggiatore, dovrebbe trattarsi di Audino. Una cosa
Il gioco riprenderà con un corner a favore della formazione locale. Grappolo di uomini in aria, sta per partire il cross, spinta e controspinta in aria sotto gli occhi dell'arbitro, parte il cross, troppo alto, per Alberto Sciò che si era sganciato con la segreta speranza di poter insaccare, ma il pallone ha fatto, come si dice, la barba ai suoi capelli. Sì, sono sempre quei cross insidiosi, però non si trova mai l'impatto, perché sono un po' troppo tagliati, forse dovrebbero essere messi più all'interno dell'area e non sul secondo palo. È difficile trovare qualcuno che possa insaccare in quel modo. Mette in palo laterale Nucera, sarà quindi la formazione ospite a rimettere, successivo consecutivo secondo fallo laterale sempre a favore dei Black. Sei minuti e 30 nel secondo tempo, sempre 0-1. Sì, ancora questo secondo tempo non ha dato spunti di grande valori, fino a, per ora in questi sei minuti non ci siamo tanto divertiti, anzi si cercano anche forse di perdere tempo, credo che sia un po' troppo presto tentare di perdere tempo, ma è così, ora vedremo. Attacca il Borgo, imposta dal centro del campo, buona la palla per Martino, cercava di andare via, viene fermato, controattacco, recupera il centrocampo con Martino del Borgo, Ielo, Iamonte, cambia tutto verso Scordo, viene toccato dall'autore della rete, fallosamente secondo lui, non secondo l'arbitro, è convinto, viene alle proteste, dice che ha ragione lui, e in effetti fa battere il fallo laterale al Saint-Michel. Una piccola spinta c'era stata, ma forse un normale intervento di gioco. L'unico parere che conti è quello dell'arbitro. E così viene, è questo il suo mestiere, tra virgolette, quello di dire lui che cos'è, altrimenti non ci sarebbe. Senza arbitro non si può giocare. Non è impossibile giocare, non ci metteremmo d'accordo, ha deciso così ed è giusto anche così, ecco. L'autore del gol ora cerca di, con delle acrobazie, di tenere palla, Nucera, Obinna, e la palla viene toccata dal numero 11 addirittura in fallo laterale. In tre stavolta per marcare Obinna. Eh sì, perché se il pallone andava in avanti, riusciva a scavalcare, ecco, il trio difensivo, Obinna in velocità, non lo fermano in questo incontro, è più veloce di tutti, è una caratteristica dei giovani africani quella di essere più veloci rispetto agli altri, è sempre stato così, una caratteristica nel DNA di ognuno, e anche lui lo sta dimostrando, è il più veloce in questo incontro. Fallo laterale per il Borgo in attacco, e niente, devono perdere palla per poter perde palla, ora recupera il Saint-Michel, attenzione, uno contro uno, e il Audino, il portiere esce male, attenne a palla gol per il Saint-Michel, palla gol per il Saint-Michel, lo ha inseguito Sgro, sembrava tipo controllarlo, non riesco a capire il perché non si interviene a cercare di contrastare queste azioni d'attacco, erano un'azione uno contro uno, è uscito Falcone
Forse la sua uscita ha messo in difficoltà il numero 9 Audino, che ha tirato, ha battuto, diciamo, si può dire, il portiere, però la palla non è andata in rete. Non riesce a trovare la coordinazione giusta, l'attacco per rendersi pericoloso sotto porta. Ci sono delle palle vaganti lanciate così alla meno peggio, ma il Borgo non sembra nelle condizioni di poter, anzi si espone ai contropiedi. Eccolo il contropiede 3 contro 2, no? Non è fuori gioco, anzi ora lo fischia perché tocca la palla, sembrava non averlo fischiato. Anche questo è un episodio da moviola, perché a nostro avviso il fuori gioco non c'era. Non sono sicuro, ecco, che fosse fuori gioco. Il Borgo si è trovata ad essere in 3 contro 1 in inferiorità, hanno perso palla al centrocampo, erano 3 contro 1. Anche questo è un episodio da moviola. Sì, sarebbe bello poi rivederlo in moviola, noi non l'abbiamo ora in diretta, ma è un po' farraginosa la manovra degli avanti borghigiani. Sì, la manovra è farraginosa e la manovra è anche affidata alle individualità di qualcuno, ci vorrebbe una maggiore idea. Queste palle forse buttate via così non giovano, ecco, allo spettacolo, non giovano nemmeno a quello che deve ottenere una squadra, cioè il gol. Bisogna aspettare che arrivi a Nucera, ed eccolo, per poter pensare di imbastire un'azione che possa portare a qualcosa, lì servirebbero delle triangolazioni e via, non in queste palle spesso lanciate. Sostituzione ora. Questo è il momento del pit stop, entrano in scena le Kleber, le Firestone, Bridgestone, Dunlop, Continental. Sì, esce l'autore l'autore del gol, oppure colui il quale ha fatto l'azione che ha portato alla segnatura del Saint-Michel. È entrato il numero 8, Sicari, del Saint-Michel. Sono passati 12 minuti, ho avuto qualche problema prima, magari muscolarmente, ecco, Surace, no, se no non si spiega questo cambio, perché per ora il Saint-Michel è ben messo in campo. E intanto c'è un calcio di punizione per il Saint-Michel quasi al centrocampo. Il nuovo entrato del Saint-Michel è Sicari, che si posiziona sulla fascia sinistra e chiede insistentemente la palla. Questa viene lanciata in avanti, la recupera ora il Borgo, la recupera con Scordo da a Inga verso Martino lancia Nucera, che non riesce ad agganciare bene, però si incunea Obinna, tira ancora. Il tiro di Obinna viene deviato leggermente, calcio d'angolo. Sono le proteste del Saint-Michel, ma il tiro di Obinna avrebbe potuto portare chissà. Calcio d'angolo, Nucera, crossa, questa volta in maniera eccellente. Secondo me la palla va a finire dall'altra parte, quindi dall'altra parte della bandierina, per un fallo laterale già battuto. E Inga viene fermato da un ottimo intervento di Sicari, che ora lancia Audino. Audino lancia dall'altra parte, Sacco solo a tu per tu con Falcone, lo supera e gol, ed è il gol di Sacco. Sacco, quindi la rete di Sacco, il 2-0, che taglia le gambe al Borgo. È stata una azione tipica, azione da contropiede veloce, un'azione da
la squadra navigata. Un bellissimo contropiede, queste azioni si sfruttano, le squadre importanti, ecco, non sbagliano questo tipo di azioni. Purtroppo per il Borgo si fa dura. Stavamo dicendo che la manovra è farraginosa, non c'è grinta, non c'è mordente, ma non c'è nemmeno coordinamento. No, non c'è il secondo tempo del Borgo è davvero, diciamo, merita, ecco, il Borgo questo doppio svantaggio, perché non sta facendo nulla per tentare di riequilibrare le sorti dell'incontro, anzi è stato anche schiacciato dal Saint-Michel, in special modo ritrovarsi ad avere tre persone nell'area in un contropiede è sintomo, è sinonimo di incertezza. La manovra non c'è in questo Borgo Grecanico per ora, qualche individualità, ma bisogna rivedere qualcosa nella tattica, ecco, bisogna rivedere qualcosa, impostare meglio il centrocampo e magari anche la difesa. Comunque, ritorniamo all'incontro. Cerca di incunearsi, rendersi pericoloso, Obinna è l'unico che lo abbia fatto nel primo tempo, un po' meno nella ripresa. Riceve ancora Obinna, gamba tesa non rilevata dall'arbitro, semplice rimessa laterale, già battuta. Si aiuta come può, e cioè in maniera irregolare a parere dell'arbitro, che lo sanziona con un calcio piazzato a favore della formazione pianigiana. Siamo sul 2-0, ce n'è abbastanza per tornare sulle rive del Petraci con un bottino pieno. Sì, così il Borgo non porterà nulla a casa se continuerà a giocare in questo modo. Un secondo tempo fallimentare per ora, sono passati pochi minuti, 17, però il Saint-Michel ha preso coraggio, ha capito che forse poteva affondare il colpo, lo ha fatto. È dura psicologicamente per il Borgo riprendere questo incontro, ci voleva forse maggiore esperienza, è sempre una matricola che calca questi palcoscenici, e si vede, perché prendere i gol in questo modo è da solo le matricole, ecco, chi non ha esperienza lo può fare. Il Borgo doveva approfittarne nel primo tempo per prendere coraggio, ora sembra ferma completamente, vediamo i cambi, ecco ha capito. Sì, adesso si aspettano le mosse del mago della panchina. Ecco, solo un cambiamento nell'assetto tattico della squadra può portare ad un miglioramento del risultato, e in effetti ecco finalmente che entra una forza nuova. Idrisu o Idrisu, non lo so. Idrisu. Eh sì, è un altro ragazzo di colore che vediamo se riuscirà a portare almeno un po' di velocità al gioco e magari qualche ottima occasione d'attacco per il Borgo, mentre il Saint-Michel continua a fare la sua partita. Centrocampo ora Nucera, con anche l'arbitro. Finisce per le terre ancora una volta e siamo al settimo fallo, guarda caso, ancora lui, il motorino del centrocampo Nucera. Eh sì, è stato sempre così, tutte le squadre migliori hanno sempre avuto il calciatore più bravo che veniva raddoppiato o se non triplicato, come in questo caso. Quando non lo riesci a fermare lo mandi per le terre. Settimo fallo, ma non settimo cartellino. No, i cartellini mi pare sono due o tre ad ora, non ricordo bene, però non sono stati gravi i falli, questa è anche l'importanza di una squadra. Sinistro di Mangiola. Sì, è pronto a battere, sembra direttamente in porta, è troppo lontano però. Vediamo, forse fa finta di tirare e crosserà, in effetti c'è un 5 pronti ad approfittarne, calcio d'angolo. Ennesimo calcio d'angolo, adesso stanno veramente fioccando i corner come la neve
a Cortina da un pezzo, ennesimo corner, grappolo di uomini in aria, arreta tutto il baricentro della formazione ospite, riesce il portiere a smanacciare col guantone e a levare quasi dal sicuro colpo di testa da parte di Nucera il possibile gol del 2-1. Sì, no, era Condina, abbiamo detto che il portiere del Saint Michel tocca quel tanto che basta per evitare l'impatto a, attenzione, ancora contropiede, non riesce a fermarlo il capitano del Borgo, non riesce a fermare il numero 9, è più veloce Audino del capitano Sgro. Dobbiamo pur dire però che il Saint Michel non abbia rubato nulla fino a questo momento, una squadra in sordina che ben organizzata a centrocampo e in difesa, e poi in contropiede riesce a rendersi pericoloso. Sì, ora abbiamo assistito ad un'altra bella azione del Borgo, un'altra volta il portiere che smorza la palla per non farla impattare al nuovo entrato, salva la sua porta. Naturalmente, se uno ci sentisse in questo momento potrebbe dire: ma come, abbiamo detto che il Borgo meritava di essere in vantaggio alla fine del primo tempo, però, mentre ora è sicuramente il San Michel a meritare questo 2-0. Il solo, ancora i tiri dei tiri stranissimi che vengono. Basta appoggiare la palla, invece spesso non so come sarà il terreno, sarà niente, bisogna la foga, sarà la foga, sarà la voglia di fare il risultato, di raggiungere il gol, però così non si può tirare a due passi dalla porta, bisogna metterla dentro, non tira più cartellini l'arbitro, chiedo scusa, si limita a fare la predica. Sì, no, e ora no, è andato a dire che la prossima lo ammonirà al portiere perché sta perdendo tempo nel rinviare. Stavo dicendo che bisogna lavorare sulla questione psicologica dei giocatori che sbagliano questi tiri facili. Avrebbe dovuto segnare qui e si riapriva l'incontro, avrebbe dovuto segnare Ielo. Occasionissima ancora per il Borgo. 22 minuti e 17 secondi al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, Borgo Grecanico 0, Saint Michel 2, al 15° del primo tempo Surace, al 14° del secondo tempo Sacco, Ivano Perducci. Sì, siamo sempre quindi 2-0, attacco ancora del Borgo, queste palle lunghe così non credo che possano arrecare problemi perché la retroguardia del Saint Michel è piazzata bene, è tosta, e quindi qua questi palloni la difesa del Borgo li dovrebbe prendere, dovrebbe fare sue, mentre serve l'aiuto del centrocampo per poter ripartire. Centrocampo ora riparte, invece riparte il Saint Michel, recupera Manganaro, Ielo alla sinistra, deve cercare di imbastire l'azione, attenzione a questi passaggi così alla tre quarti. Il Borgo ritornando, eccolo il lancio per il nuovo entrato, è veloce in effetti, lo dicevo, però arriva prima il portiere Condina e blocca la sua possibile azione d'attacco. Ora sono rimasti a terra, si sono ostacolati i due giocatori, ma l'arbitro assegna, i due difensori assegna un calcio piazzato sempre a favore della formazione ospite. Sta vincendo meritatamente, possiamo dirlo, 2-0, perché oltre alle due reti, fra l'altro segnate tutte su azione manovrata, ha avuto anche la palla del terzo gol. Sì, possiamo ora ben dirlo che il vantaggio del Saint Michel è meritato a questo punto, perché sono due i gol di vantaggio e il Borgo non sta facendo tanto in questo secondo tempo. Anche prima hai visto una guardata, ecco, in Cagnesco dell'arbitro nei confronti della panchina la panchina del Borgo, della panchina di casa, perché protestava per alcune perdite di tempo da parte per lo più del portiere del Saint Michel, forse magari
per l'azione precedente, quando si sono scontrati sia il portiere che il difensore, ma niente di che. L'arbitro, come hai detto prima tu, sta soltanto minacciando e non interviene, forse è anche questo segno di un'oculata arbitraggio. Calcio di punizione buono, sono tutti in aria quasi quelli del Borgo, solo due, troppo dentro questi cross, troppo sul secondo palo, devono essere messi più al centro. Niente, errore, si riparte con la rimessa dal fondo da parte di Condina del SMC. 25esimo del secondo tempo, sempre 0-2. Ricordiamolo, Surace al 15esimo del primo tempo, anche se c'è stata una deviazione di un difensore che ha messo fuori causa Falcone. Poi al 14esimo del secondo tempo, sempre in azione di contropiede, ha insaccato Sacco con un diagonale sull'uscita di Falcone. C'è stato ora un tiro, attenzione Idrisu, è stato pizzicato tra virgolette in posizione di offside, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dall'arbitro, il signor Pasquale Gatto della sezione di Lamezia. Si perde tempo, l'arbitro si limita a lanciare occhiate di fuoco e nulla più. Sì, il pubblico rumoreggia magari per questa perdita di tempo, però queste cose succedono, le vediamo sempre nel calcio, è normale, questa è esperienza, dici tu è giusto o non è giusto? Non è giusto, però nel calcio è così, si cerca di perdere quegli attimi che magari la squadra che sta perdendo ne può approfittare sotto l'aspetto della grinta, eccetera. In quel modo si calmano un po' gli animi, si ferma un po' lo sprint della squadra. Abbiamo detto però che il Saint-Michel si difenda con ordine, senza fare le barricate e senza ricorrere a fallacci, e poi ha una cabina di regia degna di questo nome, un centrocampo che riesce a filtrare, riesce a fare dal raccordo con le punte, che si rivelano veramente micidiali. Sì, è veramente una bella squadra questo Saint-Michel, ne sentiremo parlare perché è compatta in difesa, ha un ottimo centrocampo, e poi ho visto che c'è una sola punta invece, è soltanto il numero 9, ma gli altri sono più arretrati e quindi viene spesso coadiuvato da queste. Ottavo fallo subito da Nucera, tra poco arriveremo alla decina, d'altra parte hanno capito, c'è un cartellino giallo infatti estratto questa volta, non abbiamo visto se il giocatore ha ammonito. Possa essere il nuovo entrato, o il mezzo sinistro, ma non può essere, sicuramente sarà uno che non era già. Comunque è il quarto cartellino giallo, poi vedremo. Palla appena sferrata da Mangiola. Punizione già battuta. Diamonte cerca di mettere in movimento Nucera, intercetta un difensore. Palla che spiove per Martino, attenzione Idrisu, va al cross, tutto quello che ottiene è un calcio d'angolo, ennesimo, ormai siamo quasi a una decina di calci d'angolo, sta collezionando una serie di corner la formazione di casa, ma non riesce a fare breccia. Sì, no, è stata una bella azione questa con Idrisu che cercava di mettere al centro, calcio d'angolo comunque battuto, è sempre lo stesso, passa tutta l'area e arriva all'altra parte senza che nessuno impatti per metterla in rete.
va a riprendere dal a rimettere dal fondo il portiere del Saint-Michel, con molta esperienza il portiere rimette al centro del campo, invariato rispetto al precedente collegamento, centrocampo, recupera la palla il Saint-Michel, poi Sgro, il capitano del Borgo, riesce a fermare il centrattacco audino, palla ora che viene posizionata per battere un calcio di punizione. Superato di poco il centrocampo, il Borgo avanza con Manganaro. Manganaro c'è Ielo, no, non lo serve, serve invece Iannò. Iannò prova a imbastire verso Sgro. Sgro lancio troppo lungo verso Ielo, questi palloni così. Viene. Fallo laterale per il Borgo. Obinna, fallo laterale ancora, altri 5 metri. In questi 15 minuti può succedere ancora qualcosina. Questo lo dirà il campo. Idrisu va al tiro, colpisce d'esterno destro e la palla passa abbondantemente ai lati della porta difesa da Condina. 32esimo della ripresa. Si rende pericolosa ancora una volta in contropiede la formazione ospite, che ha già messo nel freezer il risultato 2-0 con possibilità anche magari di arrotondare. Ivano Verducci. Sì, sembra, vedi, l'attacco di Audino e la palla viene data sempre e soltanto a lui, che riesce a portarsi dietro la retroguardia del Borgo e a creare l'occasione. E anche questa è una cosa importante, una squadra, ecco, si vede che sono Ielo in aria, Obinna non impatta perché arriva Condina. Non impatta Obinna, il pallone avrebbe sicuramente segnato, questa volta Condina si scatafaccia in orizzontale. Sì, esattamente. Si impossessa del pallone con un bel tuffo plastico, come si suol dire, riesce a prendere questa palla. Errore ora di Obinna, che cercava, si fa male un giocatore del Saint-Michel, ma il Borgo si ferma. E ecco, questa è sì una cosa che è di cavalleria, come si suol dire, perché stavolta si è fatto veramente male, ha avuto qualche strappo il giocatore del Saint-Michel, non ho visto, o una distorsione al ginocchio, non sappiamo. Non mi pare che si tocchi l'interno coscia, quindi sarà qualche cosa muscolare. Il Borgo non ne ha voluto approfittare nonostante il 2-0, e qui si possono fare le menzioni per... Chiede il cambio il giocatore, si tratta di Palumbo. Sì, stavo dicendo, se si potessero fare delle menzioni per il premio di fair play, ecco, questo è un premio di fair play, perché il Borgo sta perdendo 2-0 eppure non ne approfitta, perché il giocatore si è fatto veramente male, hanno messo la... Palumbo, che è stato una cerniera per tutto il primo tempo e anche nel secondo tempo, è riuscito spesso e volentieri con il suo gioco atletico e tattico a sventare la minaccia sulle fasce soprattutto. Esatto, è stato un perno nella difesa, riusciva anche ad uscire spesso con il pallone tra i piedi. Ora bisogna vedere se il sostituto dove andrà a posizionarsi, se farà il suo stesso gioco oppure... Chizzoniti. Sì, il nuovo entrato è Chizzoniti, bisogna vedere quindi se ne può approfittare il Borgo anche di questo cambio. Non sempre i cambi sono dettati da miglioramento nelle squadre, ma spesso possono portare anche al peggioramento, ecco, del risultato. Vedremo, manca poco ormai.
soltanto 10 minuti i giocatori hanno sprecato, hanno speso tutta la birra che avevano in corpo, con le residue energie stanno spingendo, stanno schiacciando l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di pervenire almeno al gol della bandiera. Sì, se il Borgo riuscisse a segnare un primo gol, ecco, in questo incontro, avrebbe la possibilità, magari con la foga, con l'entusiasmo, ecco, del gol segnato, a poter ribaltare la partita. Io non voglio essere un gufo, come si suol dire, però non penso che il Borgo possa riuscire a risollevarsi in questo incontro, naturalmente. Vedremo, speriamo per i melitesi di sì. Vediamo come, eccola, questi tagli al centro, non lo so. Fallo. Ecco l'esperienza ora. Comunque il fallo c'è stato sicuramente un fallo, però forse si esagera un po'. Vedremo il giocatore del San Michel. Si riprenderà. Sì. Cascatore di professione, statuetta d'oro di Hollywood. No, vabbè, no. Questo no, non è un cascatore di professione, dai. Però il fallo c'è, naturalmente, ma non c'è bisogno di. Non è il caso di perdere tempo, anche perché il San Michel, padrone del campo, sta conducendo 2-0, ha messo il risultato in cassaforte da qualche minuto, quindi non è il caso di ricorrere a nessun trucco del mestiere. Esatto. Ecco che c'è un'altra sostituzione, intanto esce, se non sbaglio, l'autore del gol della seconda marcatura, Sacco. Non è il Borgo di oggi che possa fare paura al San Michel. No, assolutamente. Il Borgo, secondo me, può aspirare ad un buon campionato, a riuscire a salvarsi magari il più presto possibile. Da notare che gli autori dei gol hanno segnato la rete e poi sono stati sostituiti. Esatto, sono stati sostituiti. Attenzione, vedi, all'occasione l'attacco. Un palo pieno? No, è stato respinto dal portiere, però guarda, è da solo contro quattro e riesce a metterli in difficoltà. Poco prima si erano scontrati proprio Manganaro. A prescindere da questo episodio, la formazione pianigiana ha legittimato il successo. Sì, lo ha legittimato, diciamo che ci sono state due partite, due tempi, il primo alla portata del Borgo e lo ha concluso 0-1, il secondo alla portata del San Michel, però il risultato dice 2-0. Decimo fallo di Nucera, che porta il numero 10 alle spalle. E così Nucera è il migliore, viene. Però vedi l'importanza delle squadre che hanno esperienza è proprio questa, cioè tu nota che spesso i falli a Nucera vengono fatti prima nella zona nevralgica, bravissimo, ecco, molto. il cosiddetto fallo tattico e questa è anche esperienza. Comunque ora il Borgo, eccolo Nucera, ma perché scambia in aria così? No, si sarebbe potuto girare. Gli angoli non si contano più. Sono tanti, in effetti non li contiamo più. Vediamo se bastassero gli angoli, di palle laterali e le punizioni. È vero, certo che questi calcio angolo devono essere sfruttati meglio. Ancora una palla messa, guarda, traversa ora, portiere battuto. Sarebbe stato un gollonzo, diciamo la verità, perché a me non piace mettere i palloni in aria in questo modo. Questo è stato, non si riesce a capire se era un tiro. Un tiro a palombella, il tiro della domenica o del sabato. Il tiro del sabato, neanche il portiere se l'aspettava, sarà stato preso dalla sfera del sole. Comunque è andato a impattare proprio nell'angolo della traversa. Sarebbe stato un gol che avrebbe dato verve per questi ultimi 5 minuti. Più recupero, naturalmente. Qualche accenno di problemi. Accenno di rissa, prontamente sedato dall'arbitro. Qualche accenno di problemi, speriamo si risolva tutto con le parole. Ne abbiamo viste tante di queste, ormai abbiamo l'età per averne viste tante.
speriamo che non si ecceda, perché non c'è stato nulla fino ad ora, anzi si sono comportate davvero bene le due squadre, si sono rispettate, hanno i giocatori del San Michel fermato Nucera spesso in modo falloso ma senza interventi duri, con esperienza, dicevo, spesso la piccola, la maglia trattenuta o il... Certo, non è usuale che un giocatore subisca 10 falli e nessun cartellino rosso. Esatto, e magari anche questo, se, sembra che sono andati a vicenda, a, fa, questo è un calcio di punizione con ammonizione, eccolo qua, è il quinto ammonito del Saint Michel, guarda caso nessuno con la doppia ammonizione, sembrano proprio che vanno, come dicevi prima, nel basket magari... Chi fa il quarto fallo poi viene sostituito per non fargli fare il quinto, qua sembrano proprio prendere i cartellini le persone giuste, non su 5 che sono stati ammoniti, se non sbaglio nessuno ha preso il doppio cartellino. Entra sul terreno di gioco Stellitano. Eh sì, sono gli ultimi minuti, Stellitano va direttamente al centro dell'area. Ripeto che secondo me bisognerebbe mettere il pallone in queste punizioni più verso il centro dell'area e non a cercare il colpo alla battuta dell'angolo, sia esso primo palo o secondo palo. C'è un nugolo di giocatori del Borgo, le maglie bianche, risultato sempre di 0-2, è pronto a battere questo calcio di punizione, verrà tagliato, sono in 8 in aria, 2 al limite del Borgo, pronti a sfruttare, sul primo palo, respinta, bel colpo, tocca con la mano, proteste del Borgo, forse qualcuno tocca la palla con la mano, protesta il Borgo. È stato un bel colpo da parte di Manganaro, di Martino. Episodio da Moviola, ci vorrebbero stare gli estremi del calcio di rigore, non è dello stesso avviso l'arbitro, che rimane inamovibile, imperterrito sulle sue decisioni. Questo sì, questo potrebbe essere un episodio da rivedere, anche se l'arbitro era lì vicino comunque. Quindi è stato inflessibile, le proteste ci sono state. Non vibranti, ma ci sono state. È abbastanza sicuro il portiere Conde, attenzione al capitano che si limita a portare avanti la palla e non... Calcio di punizione già battuto, ma l'arbitro ferma il tutto perché bisogna anche fare un cambio. 3 minuti alla fine, c'è un cambio anche nelle file del Saint Michel, un altro sta per entrare sul terreno di gioco con il numero 16 Guerrisi. Abbandona il terreno di gioco Paolo Ianni, uno dei tre, gli altri due sono Rosario e Rocco. Il gioco riprenderà con l'ennesima punizione, ha avuto tantissime punizioni a favore, rimesse laterali, calci d'angolo. Sì, su questo non possiamo discutere, il risultato però è un altro. Ancora un colpo di testa da parte del numero 5, Mangiola. Palla che va a finire fuori, va subito, cerca di accelerare il Borgo, di far accelerare il portiere per la rimessa in gioco del pallone. Non sembra destinata a cambiare questo risultato per il Borgo, che ha giocato male il secondo tempo. Il secondo tempo ha giocato male, nel primo non è riuscito a sfruttare le occasioni che ha avuto. Obinna comunque, insieme
a Martino, cambia palla con, cambia parte del campo, è Ielo, il solito Ielo sulla sinistra, ne ha fatti di chilometri nella sua vita calcistica fino ad oggi Ielo su quella fascia, mette al centro, ah, con le mani forse tocco, con il petto, viene giudicato con il petto, un intervento strano quello del difensore del Saint Michel, l'arbitro non si smuove, siamo già al recupero, è finito l'incontro, diciamo i 90 minuti sono finiti, mancano ancora 4 minuti di recupero. Intanto l'arbitro tiro a battuto, cambio, entra, esce Obinna ed entra il numero 17 del Borgo Grecanico. Caridi, Caridi è entrato al posto di Obinna, 4 soltanti minuti sono quelli di recupero, ma non ci crede più nemmeno il Borgo ormai, ed è sempre lì sulla, al limite del fuorigioco, Audino che sembra nascondersi spesso, forse però è stato importantissimo l'attaccante che riusciva a portarsi dietro tanti difensori, Martino, ma scambia male, non scambia male, recupera il Saint Michel, ed ecco l'Audino, se ne va anche il nuovo entrato, si ferma Audino, riescono a fermarlo, Ielo. Ormai siamo agli sgoccioli di questo match, primo tempo a favore del Borgo Grecanico, secondo a favore invece della formazione pianigiana, non so se il nostro interlocutore condivida questa opinione. Sì, fuorigioco intanto, una bella azione, poteva essere sfruttata meglio, fuorigioco, tocca di testa. E quindi tocca di testa Sgro e mette in fuorigioco gli avanti del Borgo Grecanico. Sì, possiamo fare un riepilogo della partita ormai. Un primo tempo dominato dal Borgo Grecanico, qualche occasione da gol, nette almeno due occasioni da gol che potevano portare alla marcatura anche facile sotto un certo punto di vista, non sfruttate. Il Saint Michel ha invece messo in rete l'occasione, ha sfruttato l'occasione con Suraci, errore della difesa del Borgo, quasi autogol, quindi primo tempo a favore del Borgo, il secondo a favore del Saint Michel e partita a favore del Saint Michel, 3 punti se li portano nella piana. 48esimo del secondo tempo, c'è spazio per il terzo degli Ianni, c'erano Rosario e Paolo, adesso è entrato anche Rocco e i suoi fratelli per portare sulle rive del Petrace 3 punti in saccoccia, più che meritati per una squadra che non ha nessuna intenzione di recitare il ruolo dell'outsider. Sì, questa squadra oggi dimostra di essere una delle pretendenti a questo punto, perché in 3 partite ha ora 7 punti, quindi bisogna vedere cosa i risultati delle altre, però se non è prima a pari punti sarà seconda, quindi il Saint Michel è una squadra di alta classifica e comunque questa sarà una delle pretendenti. Ormai sono allo sbando i giocatori del Borgo, non ci sono più schemi, ma non lottano, vedete, si lotta fino alla fine, una punizione ora per il Borgo, manca pochissimo
ultimi scampoli, linea sulla tre quarti all'altezza del vertice destro della linea mediana, c'è un calcio di punizione, potrebbe essere questa l'ultima occasione per segnare almeno il gol della bandiera. 21 giocatori nella metà campo avversaria, l'arbitro si posiziona in zona ottimale, parte il cross, tutto da dimenticare, la partita del Borgo si può, e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Il semicelle, come ha detto Ivano Verducci, che ringraziamo per la sua collaborazione, ha meritato di tornare sulla piana di Gioia Tauro con 3 punti, bottino pieno. Sì, ha meritato i 3 punti. Il semicelle alla fin fine si può dire proprio questo: un buon primo tempo del Borgo, un secondo tempo non all'altezza. Cosa dire? Bisogna lavorare per quanto riguarda il Borgo Grecanico sulla tenuta dei 90 minuti, perché si è vista una involuzione tra il primo e il secondo tempo, mentre il Saint-Michel sarà una squadra che darà del filo da torcere a molte.